Se voi, dopo un'ora di motozappa, siete totalmente distrutti, state sbagliando tutto, non lo state usando bene, o meglio, non avete proprio minimamente capito il meccanismo della motozappa, come usarlo, proprio che cosa regolare durante l'utilizzo del motozappa. Ok? Quindi ascoltatemi bene. Allora, è facile da fare, secondo me, che sono abituato, ma è difficile da spiegare. Vediamo un po' se ci riesco. Come funziona e come usare un motozappa. Il motozappa è un attrezzo completamente diverso rispetto al motocoltivatore. E infatti, se non avete ancora visto il video, vi mando il link subito. Dovrebbe comparire in alto a destra. Guardatelo, perché così capite meglio la differenza tra i due attrezzi. Il motozappa è un attrezzo estremamente più semplice e anche più economico rispetto al motocoltivatore. La differenza principale è che il motozappa è pensato solo per fresare, poi viene adattato per fare qualche solco, per trainare un carrello, cose del genere. Invece il motocoltivatore nasce come un trattorino a due ruote, possiamo dire così. Perché c'è una presa di forza, c'è un cambio un po' più complesso ed è proprio pensato per montarci vari tipi di attrezzi. Quindi ora spieghiamo come funziona il motozappa. È semplice, c'è un motore, ok, che fa girare un cambio che porta la trasmissione, cioè che porta il movimento del motore alle zappe, ok. E niente, è fresa. Proprio facile, facile, facile. Ci sono anche delle prese di forza, spesso e volentieri, ma sono per attrezzi che ormai non esistono più. Cioè, prima magari ci potevano montare una pompa dell'acqua oppure un atomizzatore, tutte robe del genere. Prima anche il carrello che potevi collegare alla motozappa poteva essere anche con la trazione posteriore. E boh, io non so perché sono sparite queste cose, per me sono comodissime, perché mi devo comprare una pompa dell'acqua se la posso attaccare qui e spostarla con le sue ruote, tra virgolette. Boh. Comunque, torniamo a noi. Il funzionamento è estremamente semplice e di conseguenza sono semplici anche i comandi. Ah, le zappe, ok, destra e sinistra, si muoveranno sempre nella stessa maniera. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui non c'è il differenziale. Ok, quindi il numero di giri della parte sinistra saranno sempre uguali ai numeri di giri della parte destra, a differenza del motocoltivatore. È come avere un motocoltivatore sempre con il differenziale bloccato, diciamo così. Questo comporterà un avanzamento lineare, è molto facile andare dritti col motozappa, però sarà un po' più complesso sterzare, ve ne parlo dopo. Quindi i comandi sono acceleratore, manopola del cambio, perché c'è solitamente un cambio a due o tre marce, poi dipende se si tratta di un motocoltivatore professionale o no, ne parliamo dopo. E poi c'è la frizione, e io lo ridico anche qui, prendetevi i motozappa con la frizione invertita, cioè dove tu schiacci e vai avanti, molli e si ferma, perché quelli con la frizione normale, se vi scappano, vi ammazzano, non è che vi intralciano le gambe e basta, il motozappa vi ammazza proprio. Se vi scappa in retromarcia, perché magari inciampate da qualche parte, siete in terra, ciao, proprio no, non esisterete più, ok? Quindi lasciateli perdere quelli troppo vecchi, magari usateli per trainare un carrello o qualcosa del genere, oppure se avete le ruote anche la pompa dell'acqua la usate per quelle cose, ma non fresate con quelli per favore. Sono molto pericolosi, sono veramente molto pericolosi. E i motori ovviamente possono essere sia diesel o benzina. Questo è diesel, ma ci sono anche benzina. Secondo me è meglio diesel solo perché è più pesante. Ma altrimenti come potenza non serve chissà cosa. Cioè, infatti al massimo sono 7 cavalli e mezzo, quelli da 10 cavalli non esistono più da anni. Come usare il motozappa? Qui il discorso si complica, perché il motocoltivatore è estremamente facile da usare,
voi accendete, mi inserite la presa di forza per la frezza, schiacciate la frizione e quello va. E va proprio nella, va tra virgolette dove devi andare, va nella profondità giusta, la profondità studiata per il motocoltivatore, ci va subito, ok, senza affossare, senza saltare, senza fare cose troppo strane. Potrebbe saltare con una pietra, finisce lì. Con il moto zappa non è per niente così. E qui è tosta. Se voi dopo un'ora di moto zappa siete totalmente distrutti, state sbagliando tutto, non lo state usando bene, o meglio, non avete proprio minimamente capito il meccanismo del moto zappa, come usarlo, proprio che cosa regolare durante l'utilizzo del moto zappa. Ok? Quindi ascoltatemi bene. Allora, è facile da fare secondo me, che sono abituato, ma è difficile da spiegare. Vediamo un po' se ci riesco. Il moto zappa deve essere costantemente in equilibrio, ok, tra parte anteriore e parte posteriore. Voi ovviamente lo dovete immaginare così, senza questo, ok, perché quando si utilizza non c'è il cavalletto anteriore, ovviamente. Se io mollo, questo cade, ok? Il moto zappa è sbilanciato in questa maniera. Perché è importante questa cosa? Cioè, perché è importante il fatto che sia sbilanciato in avanti? Perché il nostro compito, quando utilizzeremo il moto zappa, sarà semplicemente di cercare di lasciarlo dritto, ok? Di schiacciare verso il basso, ok? Schiacciare verso il basso per sterzare. E farlo andare dritto o leggermente in avanti, ok, leggermente in avanti, per farlo avanzare. Quando ve lo farò vedere acceso, sicuramente capirete meglio. Il moto zappa, se va troppo in fondo e la terra tocca qui, non si muove più, è affondato, diciamo, è come se quando vi impantanate con l'auto, è la stessa cosa. Se la terra tocca qui, no, arriva qui, quindi voi non vi muovete più. Perché? Perché le zappette non hanno più grip, ok? Perché com'è che si muove il moto zappa? Si muove grazie alla terra non lavorata che ha davanti, ok? Avere della terra un po' dura, chiamiamola così, da lavorare, fa sì che il moto zappa riesca ad avanzare. Quindi, se la terra, se il livello del terreno arriva qui, e quindi di conseguenza rimane praticamente cavallettato, accavallettato, non so se è giusto in italiano, voi non vi muovete più, perché non ha più grip. Per utilizzare bene il moto zappa, infatti, dovete cercare di tenere il giusto equilibrio, come dicevo prima. Quindi cercare di non toccare mai qui con il livello del terreno e nello stesso tempo regolare la stegola. No, non si chiama la stegola, non ricordo più il nome. Regolare questo in modo da aiutarvi a tenere quell'equilibrio, ok? Vi cerco di fare un esempio pratico. Se il terreno è molto duro e pesante, allora voi dovete tenerlo più basso. Perché? Perché c'è più basso, voglio dire più alto questo dal terreno, più usare gli ultimi punti, ok? Gli ultimi punti, cioè gli ultimi buchi, ok? Perché così noi possiamo tenere il moto zappa impennato, ok? Così noi possiamo bloccare l'avanzamento grazie a questo, e riesce a lavorare meglio il terreno duro e a non avanzare troppo. Se noi invece lo tenessimo al contrario, adesso, in un terreno duro, se noi lo teniamo così il moto zappa, ci scappa, perché ha troppo grip, le moto zappe, cioè le zappe comunque girano abbastanza veloce, e questo vola via, vru, e lo troviamo in cielo, ok?
Al contrario, invece, con i terreni morbidi, soffici. Con un terreno soffice, invece, noi dobbiamo tenere il motozappa, aspetta, più impennato verso avanti, perché ha poco grip all'anteriore, cioè le zappe hanno poco grip all'anteriore, quello che vi dicevo prima, e quindi è più difficile avanzare per il motozappa, e lo dobbiamo aiutare portando il peso in avanti. Tanto come profondità di lavoro scende comunque, perché essendo un terreno soffice scenderà molto facilmente a circa metà livello, anche di più, ok, lavorando anche velocemente. Questa è la cosa fondamentale del motozappa, bisogna capire bene questo meccanismo. Ecco, dimenticavo, infatti con il terreno soffice questo si tiene più basso, ok, si usano magari i buchi che ci sono a metà o anche i più alti, dipende, ok, proprio per aiutarci a tenere il motozappa così messo verso in avanti. Io non so se sono stato abbastanza chiaro, però meglio di così è tosta, non so se riesco a descriverlo meglio. Parliamo di nuovo di una regolazione che mi sono dimenticato. Ovviamente anche qui si può regolare il manubrio, ok, in questo caso è con questa specie di vite abbastanza rudimentale, che è uno schifo. Si può ovviamente regolare in altezza o bassezza, no, è sempre in altezza, si può regolare in altezza, però si può anche spostare a destra o a sinistra. Questo movimento lasciatelo perdere, perché già dobbiamo stare attenti a questo equilibrio per non distruggerci, perché il motozappa non è un attrezzo pesante, è un attrezzo leggero, non ci stanchiamo molto col motozappa se usato correttamente. Quindi se noi spostiamo il manubrio tutto a destra, tutto a sinistra, per non calpestare la parte lavorata, veramente è impossibile, cioè almeno secondo me non è possibile. Col motozappa no, mentre col motocoltivatore, che tanto va da solo, si può fare, col motozappa è tosta. Prima di passare alla parte pratica, voglio parlarvi anche degli optional. Gli optional quali sono? Le ruote e un assolcatore. Si può anche arare, perché ce l'hanno un aratrino piccolino, ma veramente è impossibile. Questo perché? Perché le marce del motozappa sono molto più lunghe. Noi ovviamente utilizzeremo sempre la prima, ma già con l'assolcatore siamo proprio al minimo. Cioè, adesso voglio farvi capire, quando c'ho l'assolcatore io devo accelerare così, non di più. Se accelero di più vola via, è troppo veloce, perché i giri del cambio del motozappa sono superiori rispetto al motocoltivatore. E comunque questo è veramente poca potenza, io sto dando veramente poca potenza e non è che ce la fa proprio bene, ok? Cioè, per farvi capire, io quando sto lavorando accelero così, ok? Quindi la differenza è tanta. Usare ruote e assolcatore è possibile con il motozappa, però se fate poco, cioè se dovete, che ne so, se dovete fare 100 solchi, lasciate perdere. Il motozappa non è l'attrezzo giusto, ok? Se dovete fare 3 o 4, ma sì, pazienza, dai, vi fate un po' male, ma va bene. Altri consigli per come utilizzare il motozappa è non stare troppo vicino al manubrio. Se voi state proprio qui dentro, ok, a questo, cioè così vicino, perché capita di avvicinarsi così tanto quando bisogna spingere abbastanza, poi adesso vi spiego anche perché, non state così vicino, perché con le pietre il motozappa tende a dare, io non so se ci riesco adesso, a dare questi colpi, ok, da colpi così, e vi vanno i reni, ok, non vi fa male di più. Proprio una cosa terribile, quindi state sempre lontani dal manubrio, tanto non serve avvicinarsi, non serve. C'è qualche trucchetto da fare
per quando si affossa il moto zappa, perché comunque sicuramente all'inizio vi si affosserà molto spesso perché dovete capire questa questione dell'equilibrio, diciamo così. Supponiamo che voi avete sbagliato usando il moto zappa e il livello del terreno è qui, quindi non si muove più. Cosa fate per tirarlo fuori? Spingete, cioè spingete in avanti così? No, non serve a niente, perché non farete altro che fare questa cosa. Se voi spingete in avanti, non fate altro che puntare il motore in avanti. Ok, spingendo in avanti, vedete cosa succede? Che si solleva tutto. Quindi non fate altro che affossarlo ancora di più. Spingete indietro. No, perché indietro state bloccando con questo. Quindi non serve a niente. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna... io adesso poi ve lo farò vedere, però con una mano è tosta. Bisogna fare questa cosa, ok? Dare colpi a destra e a sinistra in continuazione e alla fine salta fuori all'improvviso, quindi dovete stare anche abbastanza pronti. Questo perché? Perché torniamo al fattore grip, quindi moto zappa totalmente affondato, il grip è solo qui, perché questo sta girando a vuoto da tanto tempo, ok? Quindi io dando dei colpi a destra e a sinistra faccio avvicinare quei pochi centimetri le zappette, ok, da qui le porta qui ed è quel centimetrino giusto per avere quel poco di grip che le serve per saltare fuori. Ok, quindi lo fa anche abbastanza all'improvviso. Bisogna rimanere un po' pronti. Poi sembra complicato, Detto così sembra complicatissimo, ma non lo è. Ora lo vedrete con il moto zappa messo in moto. Non è complicato. Altre cose. Ah, sì. La differenza tra i vari moto zappa e poi passiamo alla pratica. Ci sono moto zappa a livello hobbistico e professionali. Questo è professionale, ok? Quindi tre marce, prese di forza, possibilità di avere degli optional come ruote, assolcatore, un aratrino, eccetera, eccetera. E peso di un quintale passa. Perché dico peso? Anche qui è importante il peso. Uno pensa, no, un moto zappa piccolo è molto più leggero rispetto a uno pesante. No, è il contrario. Più è pesante il moto zappa, più è facile da usare, proprio per una questione di livello. Ok, del livello che vi dicevo prima e del grip. Un moto zappa pesante in salita lavora tranquillamente. Ok, per esempio. Mentre in discesa, sì, dovete tirare verso il basso. No, per frenarlo, ma non è chissà quale sforzo. Mentre un moto zappa leggero in salita non sale, in salita saltella e basta, quindi vi scordate le salite. Mentre in discesa potreste non avere questo abbastanza, diciamo, robusto per frenarlo e quindi vi scappa anche in discesa e risulta utilizzabile solo in pianura. E boh, in ogni caso è sempre più pesante anche in pianura, ok? Va bene se volete un moto zappino piccolo per i vostri piccoli filari, se dovete fare poco è ok, cioè moto zappa piccolo va bene per l'hobbista, ma l'hobbista vero, cioè quello che ha 100 piantine tra verdura, pomodori e zucchine, ok? Cioè quello. Ma già se avete, non lo so, un orto di 1000 metri quadri è meglio questo, eh? Meglio un professionale, senza ombra di dubbio. Perché faticate la metà, se non di meno. Un motozappa professionale in salita va alla grande e va anche in maniera molto più leggera rispetto alla pianura, perché comunque avere il giusto equilibrio è molto più facile, perché comunque scende in profondità, alla fine è sotto che becca abbastanza in fretta un po' di grip per poter salire. Ha abbastanza peso per scendere abbastanza sotto e trovare della terra dura sotto per poter avanzare. Ok, l'altro punto forte è che con il moto zappa, o meglio, è che il moto zappa non si distrugge con le pietre. Ok, se avete dei terreni molto pietrosi, è molto meglio il moto zappa. Ha delle zappette molto più resistenti, ma veramente io non ne ho mai neanche piegato una. Col motocoltivatore ho la fresa a pezzi, sto sempre cambiando zappette, infatti, perché da noi pietre ce ne sono, ok? Pietre ce ne sono. Il problema per
però è un altro quando ci sono le pietre. Il moto zappa resiste bene, ma salta. E questo a me mi è saltato anche a questa altezza. Ok, quindi dovete essere un po' preparati e per quello dico anche di stare lontano dal manubrio. In caso di problemi mollate e via e basta. L'importante è non farsi male, tanto non si fa male neanche lui, quindi non c'è problema. Un motozappa leggero invece salta ancora di più. Io, il mio primo motozappa era uno hobbistico, mi è saltato di un metro. Ok, io ce l'avevo quasi altezza pancia, diciamo così, ed è brutto ritrovarsi queste zappe così a quell'altezza che non sai dove vanno a finire. Quindi attenzione, ok? Bisogna stare attenti. Mentre il motocoltivatore si distrugge, questo non si distrugge, però salta e si fa sentire. L'altra differenza è il tipo di lavorazione rispetto al motocoltivatore. Il motocoltivatore ha una fresa che gira esattamente come quella di un trattore, fa 540 giri al minuto. Questa no, è molto più lenta. Infatti non difficilmente avrete dei terreni farinosi con il moto zappa, ok? Cioè un terreno duro rimarrà sempre con un po' di zolle, ok? Non ce la fa a sfarinare proprio perché è più lento, ma in compenso scenderà di più come profondità di lavorazione. Però l'altra differenza è che il moto zappa compatta meno il terreno proprio perché gira di meno, perché fa meno giri. Ok, quindi il terreno sotto, no, nella parte fresata, sotto la parte fresata, sarà molto meno compatto rispetto al motocoltivatore. Diciamo che da questo punto di vista il moto zappa è una via di mezzo tra un erpice e una fresa per quanto riguarda il compattamento del terreno. L'altra differenza tra moto zappa e motocoltivatore è l'erba, nel senso che il motocoltivatore ti macina l'erba completamente, proprio te la sminuzza bene e non si incastra niente nelle zappette. Invece il motozappa tende a fare questo, tende a estirpare l'erba e a rotolarla sulle zappette, ok? Non riesce a macinarlo, quindi se c'è molta erba il motozappa è un problema, diventa un rullo in poco tempo. Quindi se scegliete il motozappa sappiate che dovete passare più spesso, ok? Dovete fresare più spesso, solo per questo motivo qua, ma nello stesso tempo siete più veloci, quindi ci sono i pro e i contro. Cioè più veloci come tempo, ok, rispetto al motocoltivatore. Dovete valutare anche questa cosa. Niente, io penso di avervi detto tutto e possiamo passare anche dal lato pratico. Allora, spero che si senta bene. Passiamo al lato pratico, ok? Quindi il cavalletto anteriore sempre tolto, sempre giù. Poi c'è la folle. Ok, vi faccio vedere tutte le marce prima. C'è la folle, quindi vedete? Non so se si vede, gira solo la presa di forza in folle. Ok, poi c'è la prima che si usa per gli spostamenti. Poi la seconda che si usa volendo per gli spostamenti se vogliamo fare in fretta, io uso la seconda. Oppure per i terreni duri, ok? La terza invece per fresare, ok, è molto veloce. Anche qui, quando non entro una marcia, ok, fate questo movimento qui e cercate il giusto incastro. Tanto vedete come si muovono le prese di forza? Qui non serve né dare colpi né niente, alla fine la marcia entrerà sempre. Ok, per esempio, no, adesso entra. Vedi la prima? No. Questo l'ho comprato nuovo, quindi il cambio funziona. Comunque, se succede, fate come vi ho detto. Questo è l'acceleratore. Ok? E adesso vi faccio vedere prima, diciamo,
da come lavorare un terreno soffice. Ok, questo è un terreno soffice, quindi marcia più alta, gas. Avete visto? Io se schiaccio verso il basso, questo va sotto, se lo mollo, quello avanza. Quindi io devo trovare il giusto equilibrio. Ok? Cioè io lo posso usare anche con una mano, ok? Il moto zappa non è pesante, non deve essere pesante, guardate, sono con una mano, ok? Semplicemente io sto livellando qualche pietra, ovviamente, ci trova. Ok. Adesso lo faccio affondare apposta, ok? Io non lo so usare, schiaccio troppo e affonda, e affonda e va sempre giù, e va sempre giù, e va sempre giù. Ora, quasi quasi, ecco, non riesce più ad avanzare. Ho praticamente toccato qui giù, ok? Ho praticamente toccato lì giù e non avanza più. Sono in questa situazione. Quindi io cosa faccio per tirarlo fuori? Nel mentre che sta girando la moto zappa, cioè nel mentre che stanno girando le zappe, io faccio questo ed esce fuori. Niente di difficile, proprio niente di difficile. Ok, vi faccio vedere quanto cambia se regolate male questo. Ok. Ora io lo regolo troppo alto. Ok? Adesso è regolato troppo alto, a livello estremo ovviamente, però per farvi capire cosa cambia. È più veloce. Adesso io lo mollo di nuovo, vedete come avanza più velocemente? Ok, quindi io dovrei sforzare per tenerlo fermo, ma sforzo per niente, perché la colpa è la mia che l'ho regolato male. Io non dovevo regolarlo così, ok? Vi faccio vedere al contrario. Regolato troppo in basso. Adesso regolato troppo in basso dovrebbe affondare, in teoria, però qui è molto soffice. Praticamente avanza di pochissimo, le zappe scendono quasi completamente sotto il terreno, cioè vanno totalmente in profondità. Ok, io infatti sono sempre con una mano, ok? Quindi così facendo io posso fare meno effetto leva, ok? E per farlo avanzare lo devo sollevare di peso. Ok? Non è il giusto equilibrio che serve a me. Se io voglio farlo avanzare, io devo sollevare il manubrio. Ok? Vedete che avanza? Adesso l'ho fatto molto per farvelo vedere. Ma il meccanismo è quello. Ora vi voglio far vedere una parte di terreno duro. Perché il moto zappa, a differenza del moto coltivatore, si può usare nei terreni duri. Ok? Certo che non è proprio la cosa più bella del mondo, però si può fare. Ora, questa è una parte di terreno calpestata da almeno 10 anni, con trattori, con auto e di tutto e di più, e persone, forse animali. Quindi io cosa faccio? Metto la seconda, non la terza, una marcia lenta, non do neanche troppo gas e schiaccio verso il basso però. Piano piano questo scende, ok? Volendo questo scende piano piano.
senza danni, senza niente, piano piano così. Ok. Proprio senza niente. Ah, una cosa fondamentale che mi sono dimenticato. Per sterzare col moto zappa, se schiacciavesse il basso, ok, io sto camminando, devo sterzare e faccio così, mentre sto lavorando ovviamente, ok. Adesso ve lo faccio vedere mentre freso. Io sono qui e inizio a fresare. Ok, sto fresando, devo andare indietro. Cosa faccio? Non tiro le leve così come uno scemo, ok? Ma schiaccio verso il basso, ok? E questo va da solo. Fatto. Senza sforzare né niente, non serve. E questa è la cosa fondamentale, questa è la parte più importante del motozappa. E bisogna saperla regolare e sfruttare. Ok? Io devo regolare il minimo se non si spegne. Penso di avervi detto tutto. E niente, è facile. Non è questa cosa così distruttiva che molti pensano. Bisogna solo saperlo usare. O meglio, bisogna solo sapere questi piccoli trucchetti per poi poterlo usare. Perché non credo che siano cose che si imparano in autonomia, cioè bisogna sentirle o leggerle da qualche parte, per come la vedo io.